Ciao a tutti ragazzi, come va? Spero tutto bene. Bentornati su Commander Ken 4, iniziamo subito il prossimo livello. E siamo qua. Ci troviamo ora nella seconda delle tre piramidi, siamo alla ricerca degli 8 guardiani dell'oracolo che sono tenuti prigionieri in alcuni dei vari livelli. Se non vado errato, dobbiamo trovare gli ultimi 3 guardiani, probabilmente uno di essi è tenuto prigioniero in questa piramide. Anche questo livello è pieno zeppo di pericoli, considerando anche che stiamo giocando a difficoltà media, ma non sarà un problema per me, questo gioco lo so a memoria, avrò fatto questo livello una 50ina di volte nel corso degli anni. Un altro ragno volante, l'altro sono riuscito a farlo fuori, ma questo devo solo schivarlo. Ora andiamo giù e vediamo di trovare qualcosa. Un interruttore, ma chi è quel mostro rosso? È la terza volta che lo incontro, eppure non mi era quasi mai capitato di incontrarlo. Fatto sta che è innocuo, e dopo diversi secondi scompare. Devo consultare il PC di Ken e vedere di cosa si tratta. L'interruttore ha aperto la piattaforma dalla quale siamo scesi e qui ce n'è un altro, probabilmente ha aperto un'altra porta, sta a noi capire dove si trova. Questo livello sembra semplice, anche perché non vedo mostri sputafuoco, ho per esempio quei mostri verdi che abbiamo visto nella puntata precedente. Come al solito, ho parlato troppo presto, peccato per lui, che su un terreno ripido, non è in grado di muoversi come vorrebbe, perché questo mostro cammina saltellando, mentre sulle salite striscia come un serpente, ma se vi avvicinate a lui, vi arrostisce come un pollo a Madori. Come potete vedere, l'interruttore ha aperto questa piattaforma e eccone subito un altro. Questo livello consiste tutto nel trovare gli interruttori per aprire le porte. Questo gioco a tratti può sembrare ripetitivo e noioso, ma vi assicuro che giocarci è tutta un'altra cosa. Le ambientazioni sono molto varie, così come la varietà dei nemici che incontrerete durante il cammino. Poi, giocarci a difficoltà difficile diventa una sfida davvero allucinante. Io non sono mai riuscito a finirlo a quella difficoltà. Provate voi se ne siete capaci, ma non ci riuscirete tanto facilmente. Ok, abbiamo raccolto il diamante rosso, questo significa solo che c'è un'altra porta da queste parti. Certo che fa un certo effetto, io che gioco a Commander Ken 4, e voi che vi state cimentando su quello schifosissimo gioco, cioè Goat Simulator. Ma io non riesco a concepire cosa ci avete trovato di tanto bello in questo giochino. Persino FaVJ ed altri utenti famosi ci hanno fatto un gameplay. Non è possibile che venga fatto passare come un gioco serio, un gioco dove praticamente tu sei una capra e il tuo solo ed unico obiettivo è quello di fare punti attraverso l'ausilio di trick acrobatici allo scopo di stabilire un record. Il gameplay del gioco è pessimo, pieno di bug, scarsa longevità, sei solo una capra che va in giro per la città a creare scompiglio e a distruggere tutto. Inoltre, il gioco presenta anche dei contenuti blasfemi. Ora voi direte, Zarg, ma perché non lo provi anche tu, anche così, solo per giocarci 10 minuti, giusto per provarlo, dopodiché lo butti nella mondezza. No, io non ci gioco neanche mezzo secondo, non perché non voglia giocarci, ma per il semplice motivo che io non voglio diffondere spazzatura. Quindi se tu fai un video su Goat Simulator, anche se lo fai per parlarne male, in quel preciso istante tu, videogiocatore, stai diffondendo lo schifo più totale, e io, che sono un giocatore che prende i giochi seriamente, perché dovrei perdere il mio tempo per giocare a quella nettezza? Piuttosto prendete esempio da un mio caro amico che si è messo a fare una serie su Commander Ken, non questa qui che vedete, ma si tratta del primo episodio della saga. Si chiama Il Boss Truccato, troverete il suo canale nel link in descrizione. Non immaginate quanto mi faccia piacere, molti di voi si sono messi a fare dei gameplay sui giochi che sto trattando io, non ho parole. Bene ragazzi, siamo tornati nella mappa del gioco.
La prossima volta faremo l'ultima delle tre piramidi, purtroppo anche questo gioco sta per volgere al termine, ma non temete, arriveranno altri giochi da paura. Continuate a seguirmi, e ne vedrete delle belle. Ora vi saluto, perché devo tornare alla vita reale. Ciao a tutti ragazzi, a presto.